Andiamo invece adesso al finale della commedia, il finale della locandiera, quando ormai il cavaliere è già innamorato, innamoratissimo, ma la locandiera a questo punto, Mirandolina, prende una decisione completamente diversa. Infatti qui abbiamo Mirandolina da sola che parla, quindi un monologo che è posto alla fine, insomma, della commedia, speculare con il monologo iniziale, completa il quadro, diciamo, del pensiero di Mirandolina. Dopo questa ulteriore esperienza, Mirandolina è arrivata ad una conclusione definitiva sulla sua vita. Oh, meschina me, sono nel brutto impegno. E infatti lei dice che è in una situazione difficile perché appunto il cavaliere si è innamorato di lei e quindi lei deve prendere una decisione. Per esempio, un'alternativa, una scelta potrebbe essere quella di sposare, di accettare la proposta di matrimonio che praticamente le ha già fatto il cavaliere di Ripafratta. Se il cavaliere mi arriva, sto fresca, si è indiavolato maledettamente, si è innamorato da pazzi di me, infatti. Non vorrei che il diavolo lo tentasse di venire qui, voglio chiudere questa porta. E serra la porta da dove è venuta, vedete c'è scritto nella didascalia, praticamente Mirandolina che prima ha cercato di sedurre il cavaliere, adesso deve frenare la situazione. Perché questo è indiavolato, nel senso che è innamoratissimo di lei, per non dire, insomma, per non usare altre espressioni. Ora principio quasi a pentirmi di quel che ho fatto. Addirittura Mirandolina incomincia quasi a pentirsi di quello che ha fatto, cioè del tentativo di sedurre il cavaliere. È vero che mi sono assai divertita nel farmi correre dietro a tal segno un superbo. Sono riuscita a convincere un superbo, no? A innamorarsi di me. Mi sono anche divertita in questo, un disprezzatore delle donne, ma ora che il satiro è sulle furie, ora che il bisbetico domato, non so se avete visto quel film con Adriano Celentano e Ornella Muti, è sulle furie, vedo in pericolo la mia reputazione e la mia vita medesima. Cioè vuol dire, qui la cosa è andata oltre quello che io mi aspettavo. Quindi Mirandolina teme di perdere il controllo della situazione, con tutte le conseguenze che possono venirne. Sono sola, non ho nessuno dal cuore che mi difenda. Non ci sarebbe altro che quel buon uomo di Fabrizio che in tal caso mi potesse giovare. Allora, adesso cerchiamo di essere razionali, disse Mirandolina, cerchiamo di trarre da questa situazione degli insegnamenti, insomma, cerchiamo di capire come comportarci. Io a chi posso fare affidamento? Posso fare affidamento solamente su quel bravo cameriere che è Fabrizio, su quel buon uomo. Ecco, qui vorrei sottolineare l'aspetto del femminismo ante litteram della locandiera di Goldoni. Forse ne abbiamo già parlato, ma ribadirei il concetto proprio riguardo al rapporto particolare che c'è fra Mirandolina e Fabrizio. Attenzione, Fabrizio è il cameriere, quindi è sottoposto a Mirandolina. Fabrizio è il buon uomo, Fabrizio è uno che tutto sommato, malgrado un piccolo momento vedremo di reticenza, farà quello che gli dice Mirandolina. Quindi Mirandolina è padrona della situazione, Mirandolina è la donna autonoma, indipendente, che quasi scandalosa per l'epoca, tant'è vero che l'ho detto, insomma lo ribadisco, prima della commedia c'è un'introduzione in cui Goldoni dice: attenzione però, no, per me le donne non dovrebbero essere così sfrontate, così sfacciate. Era sentita davvero come quasi esagerata, no? Cioè un personaggio femminile del genere all'epoca, nel Settecento, era davvero visto come... Ricordiamoci, siamo nel Settecento, I movimenti di suffragette ci saranno solamente alla fine dell'Ottocento e non in Italia, oltretutto, no? Suffragette, cioè le donne che chiedono il suffragio universale femminile, cioè il voto alle donne, solamente nell'Ottocento, fine Ottocento, seconda metà dell'Ottocento. In Italia il voto alle donne arriva solamente nel 1946 e la questione delle pari opportunità è una questione quasi quotidiana, insomma, da dover affrontare, no?
e tanti altri problemi che voi conoscete, la violenza alle donne è ancora ben presente, no? Quindi, detto questo, è chiaro che il personaggio di Mirandolina per l'epoca è un personaggio che arriva quasi agli estremi, no? Fa dice, quel buon uomo di Fabrizio è l'unico che mi può giovare in tal caso, gli prometterò di sposarlo. Ecco la sua decisione definitiva. No, non accetto la proposta di matrimonio del cavaliere di Ripafratta. Attenzione, io sono razionale, capisco come stanno le cose. Il cavaliere di Ripafratta è un nobile, adesso lui è innamorato, farebbe chissà quali cose per me. Ma poi io magari non so che fine farò. Diventerò la sua serva e la sua schiava. Invece no. Anzi, io sposerò uno che è sottoposto, tra virgolette, a me, che è Fabrizio, il cameriere. Decido io chi sposare. E sposerò Fabrizio, non il cavaliere di Ripafratta. Gli prometterò di sposarlo, ma prometti, prometti, si stancherà di credermi. Sarebbe quasi meglio che io lo sposassi davvero. Finalmente con un tal matrimonio posso sperare di mettere al coperto il mio interesse e la mia reputazione senza pregiudicare alla mia libertà. Ecco infatti che questa è la decisione di Mirandolina, ha deciso di sposare Fabrizio, questo è il modo migliore per conservare da una parte la sua reputazione e dall'altra anche la sua libertà, vuole continuare a essere libera, ma in quella situazione ovviamente lo deve fare sposando Fabrizio, non può semplicemente continuare a promettere, dovrà sposarlo davvero. Nell'ultima scena della commedia c'è il servitore del cavaliere di Ripafratta e Detti. Il cavaliere di Ripafratta è indignato, è arrabbiatissimo, perché la Mirandolina, dopo averlo fatto innamorare, poi l'ha allontanato. E quindi il cavaliere di Ripafratta decide di lasciare la locanda e il servitore dice: signora padrona, prima di partire sono venuto a riverirvi. Il servitore, non è il cavaliere che va da Mirandolina, lui è arrabbiato, quindi manda solo il suo servitore e Mirandolina dice: andate via? Sì, il padrone va alla posta, fa attaccare, mi aspetta con la roba e ce ne andiamo a Livorno. Insomma, e il padrone è già alla stazione di cambio dei cavalli, pronto per partire verso Livorno. Ricordatevi che la locandiera è ambientata a Firenze. Compatite se non vi ho fatto... Non ho tempo da trattenermi, vi ringrazio e vi riverisco. Insomma, compatite se non... dice Mirandolina, anche qui una reticenza, se non ho fatto tutti gli onori dovuti. Grazie al cielo è partito. Mirandolina è sollevata, avete visto prima nella scena precedente che lei sentiva ormai la situazione come insostenibile, la presenza del cavaliere, è contenta che il cavaliere se ne vada via. Mi resta qualche rimorso, certamente è partito con poco gusto, è partito amareggiato, è partito insoddisfatto il cavaliere, che faceva tanto il risentito e adesso è arrabbiatissimo per quello che è successo. Di questi spassi non me ne cavo mai più. Mi sono divertita, l'ho fatto innamorare, l'ho sedotto, proprio sono soddisfatta. Uno spasso così, forse nella mia vita. Sì. Forse una soddisfazione come questa non me la toglierò più nella vita. Effettivamente lei dice: se poi mi sposerò. È arrabbiata anche lei, sì, anche lei, indignata come il cavaliere di Ripafratta. Una soddisfazione così non me la prenderò mai più. Perché mai più? Perché poi si sposerà, metterà la testa a posto. Ricordatevi, Goldoni è anche, tra virgolette, il drammaturgo della borghesia pratica. E in questa commedia è proprio Mirandolina, insomma, l'esempio, il modello del borghese pratico, concreto. Mirandolina, fanciulla maritata che siate, sarò lo stesso per voi. Ecco, qui ricompaiono il conte e il marchese, i quali alla fine dicono: qualunque cosa voi decidiate, noi saremo sempre dalla sua parte. E marchese, fate pure capitale della mia protezione. Sempre il solito discorso, cioè il conte, come dire, dà e offre la sua disponibilità finanziaria, mentre invece il marchese può offrire solamente la sua protezione.
Signori miei, dice Mirandolina, ora che mi marito non voglio protettori, non voglio spasimanti, non voglio regali. Sinora mi sono divertita e ho fatto male, mi sono arrischiata troppo e non voglio fare mai più. Questi è mio marito. Ma piano, signora, attenzione, ecco il discorso che vi facevo. Fabrizio dice, ma come? Sono già diventato tuo marito, calma, non l'ho deciso io, decidete voi. Ricordate il discorso che facevo prima? Chi è che decide qui? L'uomo o la donna? Quindi per un attimo Fabrizio ha la reticenza, dice, ma piano signora, anche se suona la campanella finiamo di leggere questa locandiera, ricordatevi. Sì, di zitta per favore, ho detto, vi chiedo un minuto, se suona la campanella... Allora, stavo dicendo, ma piano signora, Fabrizio per un attimo rimane così, tentennante, dice, ma state decidendo tutto voi, facciamo decidere tutto alle donne, pensa Fabrizio. Che piano, che cosa c'è, che difficoltà ci sono, andiamo, datemi quella mano. E Fabrizio, vorrei che facessimo prima i nostri patti, cioè mettere le mani avanti, mettiamoci bene d'accordo. Di quello che spetta a te e di quello che spetta a me. Il matrimonio è un patto, è una questione, soprattutto lo vediamo anche in altre commedie di Goldoni, è una questione anche materiale. Che patti? Il patto è questo, o dammi la mano o vattene al tuo paese. Ragazzi, qua davvero abbiamo, cioè, come dire, una fermezza di una donna, no? Nel Settecento davvero quasi inimmaginabile, in queste battute. Vi darò la mano, ma poi sì, caro, sarò tutta tua, non dubitare di me, ti amerò sempre, sarai l'anima mia. Tenete cara, non posso più, e le dà la mano. Anche questa è fatta. Da sé, a parte, Mirandolina dice, è fatta anche questa, ce n'è voluto un pochino ce n'è voluta anche per convincere Fabrizio, ma alla fine anche lui è stato convinto, quindi lui diventerà mio marito. E il conte, Mirandolina, voi siete una gran donna, voi avete l'abilità di condurre gli uomini dove volete. E il marchese, certamente la vostra maniera obbliga infinitamente. E Mirandolina, se è vero che io posso sperar grazie da loro signori, una ne chiedo loro per ultimo, dite pure, parlate, dicono il conte e il marchese. Che cosa mai adesso domanderà? Dice Fabrizio da sé, a parte. Li supplico per atto di grazia a provvedersi di un'altra locanda. Attenzione, anche qui mentalità borghese. Attenzione, cioè andate in un'altra locanda. Cioè io non voglio più che si sparli di me. Quindi dal momento che io adesso mi sposerò, voglio che voi, che siete i miei corteggiatori, andiate da un'altra parte. Perché manteniamo le distanze, diciamo così, no? E infatti dice... Li supplico a provvedersi di un'altra domanda. Brava, ora vedo che la mi vuol bene. Fabrizio solamente adesso riconosce che Mirandolina le vuol bene, perché insomma, se fossero rimasti quei due là, anche lui insomma, avrebbe avuto qualcosa da ridire. Sì, vi capisco e vi lodo, dice il conte, me ne andrò, ma dovunque io sia assicuratevi della mia stima, io continuerò a stimarvi. E marchese, ditemi, avete voi perduta una boccettina d'oro? Qui si riferisce a un episodio precedente di una boccettina che era stata raccolta dal marchese e che lui aveva restituito a Mirandolina. Sì signore, eccola qui, l'ho ritrovata e ve la rendo. Che insomma la restituisce in questo momento. Partirò per compiacervi, ma in ogni luogo fate pur capitare della mia protezione. Queste espressioni mi saranno care nei limiti della convenienza dell'onestà, dice Mirandolina alla fine. Cambiando stato voglio cambiare costume, ecco il buonsenso borghese. Dal momento che adesso sarò una donna sposata, mi comporterò in un modo diverso. Se fino adesso ho sedotto gli uomini, adesso non lo farò mai più. E loro signori ancora approfittino di quanto hanno veduto in vantaggio e sicurezza del loro cuore. E quando mai si trovassero in occasione di dubitare, di dover cedere, di dover cadere, pensino alle malizie imparate e si ricordino della locandiera. Attenzione, qua fa riferimento alla notizia, all'introduzione precedente, le malizie imparate. Cioè, questa commedia dovrebbe servire agli uomini a capire come non devono cascare nella rete delle donne. Questo è quanto dice Goldoni prima della commedia e quanto dice la stessa locandiera alla fine. Quindi adesso avete fatto esperienza di quali sono le malizie delle donne, ricordatevene la prossima volta che vi innamorate di una donna. Dice. Sì, sì, giusto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.